ci sono state come gli altri, però gli altri sfidano, loro no, vengono nascoste, le donne vengono nascoste. Proprio nel momento in cui la donna si dimostra, si rivela uguale agli uomini, uguale agli altri militanti, perché ha fatto quello che hanno fatto loro, e perché non c'è un riconoscimento, c'è un misconoscimento. E il residuo culturale che ancora non si adatta alla realtà. In realtà che pure va avanti sotto altri aspetti, però lì rimane un po' ancora indietro. In fondo a quella brigantessa è accaduto questo, però bisogna considerare quella questione del tempo nel suo complesso. Le brigantesse erano quelle che hanno comportato, che hanno a un certo punto hanno scelto la macchia, hanno raggiunto i loro compagni e come i loro compagni hanno fatto tra virgolette carriere, brutto il termine, e alcuni diventavano capi briganti addirittura. Bene, hanno combattuto come loro, sono state uccise, sono finite prigioniere, hanno subito dei processi, eccetera, eccetera. La storia ufficiale su questo tace. Se voi vi pigliate i maggiori studi storici sul brigantaggio, quelli che hanno dimenticato certe cose, perché non è che l'hanno dimenticato solamente gli storici locali, certe cose, no? Già che la grande storia, per così dire, certi discorsi erano fatti. L'ha fatti con certi vizi ideologici che non è riuscito a superare, però li ha fatti. Ebbene, pigliate questi maggiori studi sulla storia, non c'è il nome di una donna. Una donna. Ma non dico di una brigantessa, ma nemmeno di una donna che non è brigantessa. Per esempio le complici dei briganti. C'erano le brigantesse che erano quelle che militavano con i briganti e poi c'era questo esercito vastissimo, ancora più ampio, di donne che appuntavano i briganti, appoggiavano i briganti e rischiando la morte. Sapete qual è il paradosso? Che queste complici dei briganti, che se ne stavano a casa, pensavano a fare bene domani il pettegolamento, eccetera, li nascondevano, eccetera, queste invece, se beccate, se prese, venivano o fucilate o si beccavano il massimo della pena. Mentre le brigantesse, questo è il paradosso che abbiamo scoperto, che ho scoperto ieri nei collaboratori, da cui c'è Simone De Luna, che insegna antropologia a Salerno, è un paradosso. Invece le brigantesse, non dico che la fecero franca, ma ebbero con pene irrilevanti, pene irrilevanti. Perché questo? Beh, una risposta bisogna darla. Perché loro, perché anche Umberto loro, non escogitavano una difesa così concepita. Io me ne stavo tranquillo, mi sono venuti i briganti, mi hanno preso e mi hanno portato da loro e mi hanno costretto a vivere con loro, insomma, a travestirmi da prima.